zona toscana sarebbe la farinata. Ah, ok. Presidente della Camera, Lucio Di Maio. Questa è mia, è quella che ho ordinato il pepe sopra. Un po' di pepe, mettila fuori la pure qua. Con questo fresco, la calda calda. È Carrarino Doc ormai. La calda calda spacca, eh. A Livorno la chiamano 5-5, 8-8. Eccolo lì. Vai, noi che siamo forestieri di calda calda. C'è sto povero Fabio Massimo che sta tampinato. Fabio, eccolo lì. Farina di ceci. Sì, sì. Come le panelle. Vabbè, molto arrivati. Sono più alte. Se continuano a votare per il PD continueranno a avere le solite facce che hanno portato all'attuale disastro sociale, culturale ed economico della città. Noi rappresentiamo la novità, l'innovazione, rappresentiamo il futuro della città. Noi ci sentiamo liberi e vogliamo che i cittadini siano liberi di scegliere chi votare e non continuare a diciamo essere schiavi di un voto in cambio di favori. Raccontiamoli. Allora, questa è la piazza delle erbe, dove era quello che era una volta il cuore pulsante del mercato delle erbe, sì, della città, di ormai viene da pensare secoli fa. Da questa piazza, il 7 luglio del 44, se non ricordo male del 44, è partita la rivolta delle donne di Carrara, perché c'era l'ordine di evacuazione della città da parte del comando nazista. E da qui le donne sono partite per andare a fare, diciamo, un assalto pacifico al comando, che ovviamente di fronte a questa rivolta popolare si è fermato e ha rinviato e ha, diciamo, non ha dato seguito all'ordine. Allo sgombero, insomma. Era una stata immortalata. Quando ho voluto farlo qua all'evento, proprio come simbolo. Esatto. Infatti,